Intervento molto difficile sul piano tecnico. Tutti noi ci ricordiamo a marzo dell'anno scorso, di quest'anno, cioè il livello di destrutturazione della sede stradale, la collina che stava calando giù a valle e la necessità di un intervento anche immediato per ripristinare la circolazione. Riuscimmo nel giro di poco più di un mese a ripristinare il senso unico alternato e questo ha ridotto fortemente i disagi della popolazione che all'inizio erano costretti a fare il giro delle sette chiese per recarsi giù al fondovalle e tornare a casa da Castelfranco. Poi chiaramente per la conclusione dell'intervento è servito più tempo e l'intervento si è caratterizzato per una riprofilatura della scarpata sia a valle che a monte per una lunghezza di circa 120 metri. È stato difficile l'intervento anche perché essendo piovuto molto la frana aveva trasformato la terra in fango e il fango doveva essere eliminato, riportata della terra sana per poter fare la riprofilatura della scarpata. Quindi insomma sono stati mesi di lavoro intenso, devo dire che la ditta esecutrice ha lavorato in maniera ineccepibile, non risparmiandosi anche durante i giorni di festa, soprattutto quando c'era da riaprire il senso unico alternato. L'investimento è stato un investimento di circa 180.000 euro che è stato anticipato da noi come risorse. Siamo in attesa che la Regione Toscana, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, ci restituisca una parte di queste risorse. Mi risulta che sia già stato effettuato il decreto, anche se la liquidazione delle cifre ancora non è avvenuta. Comunque complessivamente sono soddisfatto. Ora mancano dei piccoli lavori di rifinitura, come ad esempio l'erba, l'idrosemina che dovrebbe essere seminata nelle scarpate per ricostituire la vegetazione. Chi ci passa ora vede un po' un terreno tipo Marte, molto brullo, però complessivamente siamo soddisfatti dell'intervento e voglio anche ringraziare il sindaco Papi, l'assessore ai lavori pubblici che hanno gestito anche il disagio dei cittadini di Castelfranco per dei mesi che soprattutto nella prima fase non sono stati semplici. Assessore, resta l'intervento al ponte di Cerzignano? Di interventi per la verità ne restano ancora molti. Io ho un libro nero degli interventi nelle nostre strade che è un malloppo in questa maniera. Però su Cerzignano chiaramente servirà un po' d'attenzione particolare. Io ho un progetto sulla mia scrivania di circa un investimento tra gli 80 e i 100.000 euro perché lì non si tratta solo di ricostituire le spallette ma deve essere anche rifatto una parte del ponte per poterci collocare le spallette, per cui l'intervento può apparire semplice ma in realtà è piuttosto disperato.